Super bonus del 110%, che cosa può accadere, o meglio, come ci si dovrebbe comportare nel caso in cui ci si renda conto che la pratica amministrativa presentata, la CILA Superbonus, presenta degli errori o addirittura viene dichiarata dal comune inefficace? Faccio questo video per rispondere un po' a tutti a una domanda che mi è stata fatta qualche giorno fa, a un quesito che mi è stato posto qualche giorno fa da parte di un iscritto al canale, anzi di un abbonato al canale, a cui questa volta invece di rispondere privatamente come faccio di solito, ho deciso di rispondere sul mio canale YouTube, perché credo che possa essere un argomento che può interessare diverse persone, soprattutto tra qualche tempo, tra qualche mese, qualche anno, quando cominceranno i controlli a tappeto sulle pratiche presentate. Sono Andrea Cipriano, un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare il video ti chiedo di iscriverti al canale YouTube, clicca sulla campanellina in modo da rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video e se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale cliccando il pulsante qui sotto e godere di tutti i vantaggi riservati agli abbonati e quindi un'assistenza un pochino più diretta su quelle che possono essere problematiche o domande che ti sorgono nel caso in cui tu stia affrontando una compravendita immobiliare oppure stai ristrutturando casa, avendo accesso ai bonus, ai vari bonus presenti nel mondo dell'edilizia. Comunque, detto questo, ti chiedo di mettere un bel mi piace al video, condividilo e vediamo di cosa si tratta. Allora, prima di tutto facciamo un po' un'introduzione, un cappello generale che serve per capire quelle che sono le considerazioni che andrò a fare, che sono considerazioni di carattere personale, non è la verità assoluta, ma è come mi comporterei io se mi trovassi in una situazione del genere. Cominciamo col dire che il testo unico dell'edilizia, il DPR 380 del 2001, definisce in maniera puntuale quelle che sono le pratiche amministrative da presentare nel caso in cui vengono realizzati determinati lavori di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione sul proprio immobile. Ed in particolare ricordo che spesso sento parlare di abuso edilizio. Gli abusi edilizi, in realtà, sia di carattere formale che di carattere sostanziale, sono solamente quelli relativi ad interventi che avrebbero richiesto il permesso di costruire, ma che vengono realizzati senza il titolo stesso. Mentre tutti quegli interventi che possono rientrare in CILA, comunicazione inizio lavori asseverati, o SCIA, segnalazione certificata inizio attività, non sono dei veri e propri abusi, tant'è vero che in quei casi è sempre prevista la sanatoria, cioè la possibilità di sanare ex post una volta terminato l'intervento attraverso il pagamento di un'oblazione. Detto questo, sappiamo anche benissimo come il decreto rilancio, quello che ha introdotto il superbonus, ha poi introdotto anche una, diciamo così, una pratica amministrativa nuova che regolamenta il superbonus. Cioè, il decreto rilancio ci dice che ad eccezione dei casi di demolizione e ricostruzione totale degli edifici, tutti gli altri casi, tutti gli interventi per i quali si accede al superbonus, anche quelli che incidono sulle parti strutturali dell'edificio, possono essere considerati alla stregua di una manutenzione straordinaria. Quindi, come titolo edilizio a livello ordinario ci sarebbe la CILA, però nel caso diciamo del superbonus, per consentire ad un maggior numero possibile di accedere al superbonus, si è pensato a una pratica un po' ad hoc, che, se così possiamo dire, che è la famosa CILA Superbonus, che presenta delle peculiarità, delle particolarità. Quali sono? Innanzitutto che in questa pratica è sufficiente indicare quelli che sono gli estremi del titolo edilizio, quindi licenza edilizia, permesso di costruire o concessione edilizia, oppure i titoli edilizi in sanatoria che hanno sanato la costruzione eventualmente abusiva di un immobile, o addirittura la possibilità di dichiarare l'immobile costruito ante 1 settembre 67, se è stato costruito prima del 67. Nella CILA Superbonus non è neanche sufficiente, non è neanche necessario, scusate, dichiarare la legittimità urbanistica degli immobili. Quindi, a livello proprio così, diciamo, formale, si potrebbe anche accedere al Superbonus anche in presenza di abusi sull'immobile, anche se poi ho fatto diversi video in cui ho spiegato che in alcuni casi la risposta potrebbe essere ni, in altri casi assolutamente no. E diciamo, gli unici casi in cui è prevista la decadenza del titolo e quindi la decadenza
di accedere all'incentivo del 110% c'è soltanto o quando viene eseguito un intervento in completa assenza della CILAS, cioè non viene presentata proprio la CILAS al comune, oppure quando i lavori che vengono eseguiti in palese difformità con la CILAS stessa, oppure si richiede l'accesso all'incentivo su un immobile completamente abusivo, su cui non c'è nessun titolo edilizio, non c'è neanche in sanatoria, o ancora quando tutte le dichiarazioni di rispondenza ai requisiti minimi per accedere al superbonus sono false. Quindi, detto questo, diciamo, sembra anche evidente che c'è, cioè, quello che ci si chiede a questo punto, ma come ci si comporta nel caso della CILAS? Cioè, se la CILAS presenta degli errori, delle difformità o addirittura viene dichiarata inefficace, quali sono i rischi, diciamo, qual è il riscontro? Cosa può succedere all'accesso all'incentivo? Allora, e questa è proprio, diciamo, la domanda che mi è stata fatta, diciamo, in maniera molto generica da questo mio iscritto al canale, che invece è sceso molto nel particolare. Però, per rispondere un po' a tutti quanti, che cosa succede nel caso in cui sono presenti, diciamo, delle difformità? Diciamo, la domanda che poi uno si può porre è: possibile presentare anche una CILAS super bonus tardiva? Cioè dopo l'esecuzione dell'intervento, pagando una sanzione e quindi mantenendo la possibilità di accesso all'incentivo. Ora, facciamo, per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare anche un discorso un pochino più ampio. E premetto, quelle che faccio sono delle considerazioni personali, non sono delle considerazioni, diciamo, non c'è la normativa che ci dice esattamente come ci si deve comportare in questi casi. Questo credo che lo vedremo tra qualche anno, quando usciranno le prime sentenze che tratteranno problematiche di questo tipo. Allora, cominciamo col dire che per vedere come ci si può comportare quando ci troviamo di fronte a una CILAS che è, diciamo così, che presenta degli errori o che addirittura viene dichiarata inefficace, cominciamo col dire quali sono le norme di riferimento che vanno prese in considerazione. Si prende in considerazione la norma che ha introdotto proprio il concetto di CILA, che è l'articolo 6 bis del testo unico dell'edilizia, poi l'articolo che ha introdotto la CILAS all'interno del decreto rilancio, e all'interno di questo bisogna anche prendere in considerazione quello che poi sempre è stato detto all'interno del decreto rilancio in termini di possibilità di decadenza del beneficio in presenza di errori. E leggo formalmente cosa dice il decreto. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali, limitatamente alla irregolarità o ad omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza del beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità o omissione. Che significa, mia interpretazione, che se la CILAS presenta degli errori meramente formali, magari manca qualche documento, o è stato, diciamo, indicato qualcosa in maniera errata, ma l'errore è semplicemente formale, allora in quel caso non è prevista la decadenza del beneficio, dell'incentivo. Nel caso in cui invece l'errore è sostanziale, cioè l'errore che è stato commesso avrebbe potuto pregiudicare l'accesso all'incentivo, allora in quel caso la questione diciamo, è radicalmente diversa ed è molto più complessa. Lì bisogna cominciare veramente a preoccuparsi. Ma quindi la domanda è: ma quindi se c'è un errore che faccio? Posso io sistemare tutto presentando una CILAS in sanatoria e quindi magari pagando questi 1000 euro di sanzione, oppure se mi autodenuncio con lavori in corso d'opera ridurre la sanzione ad un terzo? Ora, anche qui si tratta di una mia interpretazione. Allora, partiamo dal presupposto che la CILA, già la CILA ordinaria, è un tipo di pratica che non può essere rigettata, ma può solamente essere al massimo dichiarata inefficace da parte del comune. E i casi in cui può essere dichiarata inefficace sono semplicemente due. E quali sono? Il primo è il caso di assenza documentale, cioè nel caso in cui mancano dei documenti, quindi diciamo, il tecnico non ha allegato determinati documenti dichiarati,
diciamo fondamentali. In questo caso però ci troviamo nel caso di un errore prettamente formale, di assenza di documentazione, oppure caso molto più complesso è quello in cui l'intervento avrebbe richiesto un titolo edilizio diverso, magari un intervento che doveva essere eseguito mediante presentazione di SCIA o addirittura di permesso di costruire ed è stato presentato in CILA. Ora, nel primo caso, nel caso di assenza documentale, io quello che farei, io mi metterei in contatto con quello che è l'ufficio tecnico di competenza e cercherei un pochino di mediare, magari allegando, integrando quella che è la documentazione, la documentazione mancante. Nel caso in cui invece l'intervento è stato realizzato con un titolo abilitativo diverso da quello necessario, quindi magari è stata presentata una CILA e invece serviva una SCIA, un permesso di costruire, lì le cose sono molto più complicate, molto più complesse e lì sicuramente la CILA viene dichiarata inefficace. Come comportarsi in generale? Io mi comporterei in questo modo. Io nel momento in cui prendessi atto di aver commesso un errore di questo tipo, se la CILA è già stata chiusa, presenterei una nuova CILA, sempre sullo stesso immobile per lo stesso tipo di interventi e all'interno di questa CILA farei molta attenzione a citare innanzitutto quella che è la CILA precedentemente presentata, cioè direi esattamente che cosa è successo, che io vado a presentare quella CILA per, inter CILAS, per interventi di manutenzione straordinaria per cui accedo al superbonus, farei riferimento alla CILA errata che ho, la CILAS errata che ho presentato in precedenza, dichiarerei molto, diciamo, in maniera molto chiara se l'intervento è ancora in corso di esecuzione oppure è stato terminato e francamente non so se sia corretto o meno, però io procederei con il pagamento comunque della sanzione, quindi 1000 euro se l'intervento è già concluso, riduzione di 2/3 se l'intervento è ancora in corso d'opera e quindi ci si autodenuncia e ovviamente se i lavori sono già terminati allegherei tutta la documentazione che attesta che i lavori sono stati terminati, questo per dare un bel inquadramento anche a livello temporale di quando è stato eseguito l'intervento ed eventualmente di quando è stato commesso l'errore e si va a cercare di sanarlo. Ovviamente non sono sicuro che questo sia l'approccio corretto, però io mi comporterei in questo modo. Per cui, se si tratta di un errore prettamente formale, quindi di mancanza di documentazione, io cercherei di mettermi in contatto con l'ufficio tecnico di competenza e cercherei di integrare la documentazione mancante, magari presentando un titolo edilizio in sanatoria. Farei lo stesso anche nel caso in cui la CILA venga dichiarata inefficace perché serviva un altro titolo edilizio perché ho commesso un errore un po' più grave, però lì sarei un pochino più preoccupato perché effettivamente la situazione sarebbe un pochino più complessa da gestire. Per cui in ogni caso io presenterei una CILA in sanatoria citando ed indicando esattamente quella presentata precedentemente in cui sono stati riscontrati degli errori, dei vizi di forma, per i quali già si è richiesto l'accesso al superbonus del 110%. Spero che questo video ti sia stato utile, se ti è piaciuto ti chiedo di mettere un mi piace, condividilo con parenti e amici, se vuoi ti puoi iscrivere al canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video, puoi anche decidere di abbonarti al canale cliccando il pulsante qui sotto. Ciao!